E buon. Ciao. Stanotte mi sono dimenticato di mettere in carica le cuffie. Mi è già successo due notti di fila, in realtà. No, ieri sera. Allora, ieri sera me ne ero dimenticato. Poi, sventuratamente, insomma, sono andato a fare la popò. Ho detto, cazzo, ma non le ho messe in carica. Allora, le ho messe in carica. Oggi no, quindi. Finché non inizio a giocare, non le stacco dalla corrente. Magari durano durante tutta la live. Boh, lo scopriremo. Lo scopriremo. Quindi Ah, perdonatemi se sì, magari non ricordo. sento qualche sabore sambi. Intanto, grazie mille a Simo per i suoi 3 mesi. E Simone, il bananato. Si sono messi d'accordo, come sempre. Buongiorno, signor Gatto, 19 mesi. Di noi, quando si concederà a me, continui così, che è un grande. Ne manca ancora. Non so mica. Grazie a Kirfrux per i suoi 28 mesi, grazie alla signorina Sara che regala l'abbonamento a Psyhours, i suoi 7 mesi li regala, tra l'altro mica i suoi 7 mesi, e Raio che ne fa ben 14, grazie mille. Ah, stramessi d'accordo, zio. Allora, io stamattina ho fatto un test perché ho aggiornato, cioè non è che ho aggiornato Streamlabs, ho visto una nuova fettuccina qui di Streamlabs, il Face Mask Settings, e ho cliccato. Ora non so se questa cosa funzioni bene o no, però io ci ho cliccato. Non credo funzioni bene come la Snap Camera. Ma questa mattina sarà una live di test per vedere se questa qui è una minchiata o meno. Da qualche parte nello schermo ci dovrebbe essere. Non lo so se nello schermo. Non c'è nessun riquadro. Nessuna estensione. Aspetta, vado a vedere. Oh, canale, fammi vedere. Ah, vedo quello del Prime. E basta. E adesso voglio sapere come funziona. Alla dashboard! Piriviripi! Non vedete niente voi, però. Un attimo, eh. Allora, estensione, ecco qua, ecco qua. Fammi vedere. Le mie estensioni. Ah, eccolo qua. Ah, no, aspetta. Attiva. Imposta come componente 1. Ah, autorizza. Vai. Ah, qui. Salva. Ok. Qui. Dovrebbe essere qualcosa qui. È corretto? Si vede? Ah, di qua c'è il Prime. E di qua invece il Face Mask. Ora c'è quello. Ok. Che dice? Perché non so come funziona. In realtà l'ho attivato perché mi sembrava una di quelle minchiate che ci divertono sempre per una mezz'oretta. Quindi vi dovete loggare con Streamlabs. Di avere i bits per usarle. Ma c'era scritto donazioni? C'era scritto. Grazie a Boroxide, buongiorno gattone, la seguo dal CERN, grazie mille, grazie mille. E anche le sub di tier 2 o 3. Bestia, Ah, sì, ok. mi ricordo. Quindi è una roba che non uscirà mai, insomma. Cioè, chi è sub tier 2 e tier 3, per carità, però. Che incubo deve essere? Oh, scusate, vi ho mobilitati pensando di aver trovato una rivoluzione incredibile, invece non è. Devi essere salvo o donare almeno 500 bits. Ma non mi diceva così nelle impostazioni. Fammi leggere un po' più in grande. Ah, mask donation. Qui parla di donation. E poi bit mask. Qua parla anche di donazioni, eh? Grazie Rubiking! Giorno gatto! Ho visto che è successo qualcosa. Mi ha mescolato la faccia.
Grazie Gabriel Domino, prova culo. Ha funzionato. Però io non posso decidere quale. No, aspetta, adesso ti faccio vedere. Intanto grazie mille anche a Rubiking, buongiorno gattone, oggi lo finiamo. Non lo so, adesso vediamo. Ah, decide chi dona quale, no? Perché io avevo visto tipo... Cosa avevo visto? Le cose dei meme, queste qui. Vedi? Il raid? No, il raid non funziona. No, questo non funziona. Vabbè, e popcorn? Molto carino. Dura troppo poco. È vero. Posso farlo durare un po' di più. Ok, fammi vedere. Proviamo, proviamo così. Ok, così dura 6 secondi. Perché dura praticamente tanto quanto la cosa. Ma sì, era una cazzata, volevo solo provarlo oggi. Che poi ci sono delle cose che non capisco. Cos'è questo? Perché? E questo? Scusami! Ma non è. Ma dura troppo poco! Lo devo far durare tantissimo questo per vedere bene. Aspetta, adesso lo devo fare, dove è finito? Vediamo, vediamo. Eh no, dura comunque un cazzo. E beh? Ebbene? Ah no, aspetta, forse devo fare salva prima. Dai! E non... Ci sono cose che non sapremo mai. Ma perché? Ma perché? Perché? Chi se l'è inventata questa cosa? Una stampante... C'è cioè uno scanner che poi dopo mi butta la pasta in terra. Ma cos'è? E questo? Ah, l'ho capito perché è il subtrain, l'ho capita. Ah, copy pasta perché era quella delle... sì, vabbè, delle motte. Avete capito? Quella roba lì, ho capito, ho capito. Non c'ero arrivato, scusate. Questa? Porca troia! Robo DJ? Bello, bello, bello. Vabbè, ascolta, per adesso lo lascio, tanto vediamo. Tanto non uscirà mai. Quando esce, ci facciamo una risatina. Fixare pro lane, aggiungiamo minchiate. Beh, effettivamente Streamlabs che dovrebbe aggiustare la cosa delle donazioni in dollari, visto che mi sono arrivati un sacco di donazioni in dollari, perché hanno sbagliato tutto. Buongiorno Julesy. Peccato solo che non ne abbiano messe alcune gratis, ma solo a pagamento. No, eh? Davvero? Ma ne se... Aspetta, tu devi pagare oltre a dare la donazione a me? E vabbè, ma che cazzo, ma non lo farà per forza nessuno. Ma chi è che lo fa? Ma poi una volta pagata ce l'hai per sempre quella cazzata? No, aspetta, i bit sono a pagamento. Ok, no, ma io parlavo delle facce. Le facce che mi devi far uscire, le devi pagare, Gabriel. No, aspetta, calma, perché devi pagare in bits. Ah, devi fare solo la donazione. Ok, ho capito. Quindi... Più doni, più hai possibilità di avere la faccia scema. Ho capito. Ok. Che casino. Vabbè. Allora, io ho caricato un po' le cuffie, adesso le accendo, vedo. In che stato è la loro batteria? Apro magari anche Steam, visto che...
Non l'ho fatto prima. L'aggiornamento di Subsistence. Poi ieri mi ha dato un gioco, quelli di Key Miller, che è una demo in realtà. Non ve lo posso far vedere perché ci sono le donne nude e delle scene sessualissime. E praticamente un trova gli devi trovare una decina di oggetti nello schermo, raccoglierli e poi darli ad altri personaggi. Però credo che siano cose parecchio a caso. Perché ad esempio, tra gli oggetti che ho raccolto, l'ho provato ieri, uscirà nel 2019, vedo. Tra gli oggetti che ho raccolto c'erano uno di quei vibratori, quelli con... Mamma dai. Sto guardando il Millennium Falcon con dentro le signorine che si masturbano. Vabbè. Uno di quei vibratori, quelli lì che fa... Quelli a gelato. Non so se... Non so come... No, non l'ho disattivato. Non c'è stata un'altra donazione a 500 bit. A me non è uscita nessuna donazione. Sara, sei stato... Cioè, perché la vedo lì in alto. Non so se l'hai donati tu. Cioè, credo sia stata tu. Però, cioè, li vedo in alto nella chat, ma non li vedo. Kenobit, grazie mille per il raids. È vero, è vero. No, non la vedo, Gabriel. Non la vedo da Streamlabs. Non c'è proprio. Boh, aspettiamo un attimo. Magari si è incastrato tutto Streamlabs. Adesso vediamo se esce. Beh, se è uscita lì in alto vuol dire che la fa. Buongiorno, buongiorno. Allora, vi stavo dicendo. Ho trovato uno di quei vibratori a cono gelato, che non so come funziona, quello che lo attacchi alla corrente e vibra, ma so, è la sfera che vibra. Poi c'era un cazzo di gomma e una carota. Poi svariati altri ammenicoli. Di tutte queste cose qui, c'era una scena di una specie di orge in ufficio, perché era una scena natalizia, no? Questo bellissimo gioco era una scena natalizia e c'erano questi in ufficio che ciulavano. Erano due elfi, tre elfi e due ragazze. Vabbè. Oh, e dovevi mettere la carota in bocca a una ragazza. A caso! A casissimo proprio! Allora, vuoi farmi il gioco sessuale strano? Va bene. Vuoi farmi il gioco trova gli oggetti? Perché la carota, tra l'altro, era il cazzo di un pupazzo di neve. Ma questa è un'altra questione. Però almeno rendimi sensate le cose. Di tutti i vibratori che c'è. La carota dovevo mettere in bocca, quella lì. Poi c'era una ragazza in no, sì, una ragazza che si stava masturbando guardando il computer. E un ragazzino un po' grassottello che la sbirciava da dietro la porta. Alla ragazza bisognava dare il vibratore, quello che vi ho detto prima, con lo gelato. E. Fin qui ha senso. Al ragazzino bisogna dargli una torta al cioccolato. E il ragazzino si è messo a mangiare la torta. Ma che cazzo vuol dire? Scusa, ma è così. Robe. Dai, vai, bravi. Boh. Il gioco si chiama Perky Little Things Demo. È su Steam. Non... Allora, me l'ha dato Key Miller, però è una demo, quindi credo che la demo sia disponibile. Sì, scarica demo, è disponibile per tutti, nel caso vogliate provarvelo. Perky Little Things. E io pensavo mi avessero dato... Sai, quando mi arrivano questi giochi ho detto cazzo, fatta, gioco per i sub. E invece è una troiata. Anche perché non è così tanto sessuale. Cioè, la scenetta, niente di che. Con delle gif. Sono quelle gif fasulle. Che no, non c'è un vero e proprio movimento. Ma c'è un movimento dell'immagine. È tipo cartone animato proprio. Non è una cosa che si muove per davvero. È proprio una... Boh, vabbè. Ah, sì, mi Una ricordo. cazzata. Grazie a Darien. Buongiorno, signor Gatto. Mi sono finalmente laureata, quindi ora potrò seguirla molto di più. Un saluto, grazie mille. Allora, è uscita questa sub, quindi Sara, prova a vedere se magari devi refreshare o cliccare qualcosa in più tu. È sotto embargo, giustamente. Non lo so. Vabbè, c'è la demo disponibile per tutti. Io non ho ricevuto il gioco, ma la demo. Cazzo vuol dire poi... Key Miller mi manda la mail e dice: oh, guarda che ti hanno selezionato per avere questo. Sì, è la demo, lo poteva scaricare tutti. Cazzo vuoi da me? È praticamente un gioco in flash, ma su Steam. Ah, sì, mi ricordo. Jack Stress. Manca poco per arrivare a un anno. Grazie mille. Ok, allora fammi vedere la batteria delle cuffie: 56%. Oh, vediamo quanto dura. Credo.
Perky Little Things. Ripeto, nel caso qualcuno voglia provarlo, è lì su Steam. Io la ringrazio comunque, signorina Sara. My time at Portia. No, ho sbagliato. E ho sbagliato anche qui, perché devo fare... Ah, è vero, devo anche provare a vedere se riesco a risolvere quella cosa lì di Catherine. Dopo mi ci dedico. Niente, mette le porte, no. Ok, si è avviato. Ok, continuo. Bisogna scaricare i giochi maiali per fare i video per i sub. Poi ti selezionano per certe cose. Ma se sono contento io, eh. Non me ne lamento, bada. Il problema è che i giochi zozzi non li fanno mai bene. E la cosa che mi fa più strano, perché... Allora, mi sembra veramente curioso che... Vogliono fare i giochi sessuali, sì, ma non ne fanno mai belli. Non esistono giochi veramente che dici, che ingrifata, no. E allora che serve? Ma il tipo che... ok, la pellice, grazie. Quello che va a giocare quei giochi lì, non gli dà fastidio non essere trattato come gli altri giocatori? Eh? Perché non esiste il AAA del gioco zozzo? La butto lì. Mi sembra un po'... un mercato che in realtà potrebbe essere ben più florido. Il AAAX, bravi tutti, bravi tutti. Ok. Ho tutto? Ho tutto, yes. No! Mancano dei mattoni in pietra, puttana. 183 sono quelli che ho. Vabbè, aspettiamo un attimo. Abbiamo quasi tutto. Ma Custom Made non è un gioco zozzo, ragazzi. Custom Made è un gioco fasullo che ti fa fare le robe. È un lavoro Custom Made. Io intendevo un gioco zozzo nel senso che effettivamente c'è un gameplay bello con le donne nude e poi dopo magari c'è la scena sessuale. Però deve essere un bel gioco, cioè tu giochi il gioco ed è un bel gameplay. Non un simulatore sessuale. Io parlo di un gioco, io sto parlando di videogiochi. Adesso che si fa? Adesso niente. Custom Made è un sandbox, infatti io voglio un gioco, cioè voglio, io sto parlando di un gioco con un gameplay vero e proprio, dove si vince qualcosa, però non di quelli frustranti, tipo, cos'era, quello di Tarzan, con la barretta sotto, com'è che si chiama, Arkanoid, che mi riconfondo sempre, che c'era la barretta che passa sotto e tu devi far rimbalzare Tarzan, che va ogni volta, anziché a rompere i mattoncini, ci sono delle donnine, ogni volta che colpisce una donnina se la ciula. Ogni volta che prende la donnina se la ciula, e alla fine c'è un mini gif. È difficilissimo quella roba lì. È roba che giocavo quando ero giovanissimo. No, inverno muto, le pecore, delle pecore se ne occupa Emily. È una delle cose positive dell'essersi sposati Emily. Si occupa lei degli animali. So che non sembra, ma è così. Vabbè, andiamo a vedere se possiamo fare una quest. Grazie allo sconosciuto, grazie mille per i suoi 9 mesi. Allora, 3 tappeti a fiori, che palle, non li voglio fare i tappeti a fiori. Invece li faccio perché è l'unica missione decente che c'è. Come si sta bene?
Buongiorno. Devi lasciare il cibo ad Emily? Sì, c'è, ragazzi, tranquilli, c'è. Oplea. Fammi vedere se posso farlo così in maniera più immediata. Ovviamente. No, aspetta, non c'entra niente questo. Cosa c'entra con la questa? Carico della gita, tappeto a fiori. Ah, perché bisogna farlo con il coso, giustamente. Porca vacca. Non abbiamo abbastanza tessuto. Boh, andiamo a uccidere delle coccinelle, amico mio. Vai. Saliamo anche un po' di livello. No. No. Bravissima. Grazie a un'alpaca per i suoi 14 mesi. Beh, non droppano più adesso. Andate a fanculo, vado a comprare. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Algo. Città distrutta, priorità il tappeto a fiori. Perché? Perché no? Eh? Sei un Kagura con la mod anticensura. Vabbè, ma lì. Anche lì, non mi stai parlando di un gioco sessuale, mi stai dicendo di un gioco con delle donnine nude. Sì, è una stronzatina. Ma a me, cioè, a parte il fatto che in tutti questi simulatori di vita, secondo me, adesso magari non metti a me porte perché c'ha anche lo stile Toon, sarebbe anche un po' strano. Però in tutti i giochi simulatori di vita per me, cioè simulatori di vita, simulatori in generale potrebbero tranquillamente metterci anche queste cose qui. Anche il momento zan zan. Fammi vedere quanto manca. Che palle, però, eh. Pepe. In Skyrim si ciula. Sono io che non li conosco. Niente, dai. No, vabbè, ma dico, nessun gioco ha fatto bene AAA. Intendevo quello, intendevo. Scorrazzo come un pazzo. Neanche se clicchi sulla demo, Rube King. Stavo aspettando che qui finisse in realtà. Ma scusami, ah, non me l'hai messo in produzione i tappeti perché ho sbagliato come al solito. Vabbè. E togli il mouse, Mike. Non ho più giocato a Blades, però ieri sera ho giocato a. Anzi, a proposito, vabbè, dopo lo metto in carica. Ho lasciato la Switch dentro il cassetto. Sto giocando a Yoshi. Mi sta piacendo. Eh sì, cosa siamo? Amici, che bello che siamo amici. Ti faccio un regalo, amica mia. Tiè. Yes. Ho giocato a Yoshi, ho fatto un paio di livelli, ho battuto un boss. Oh, si lascia giocare, molto molto carino. Nulla da dichiarare, diciamo. Al giorno d'oggi un AAA non vuol dire per forza qualità. Assolutamente no. Era per dire un gioco dove ci hanno speso effettivamente dei soldoni per fare quel lavoro lì. Dai, vecchiaccia di merda. No, aspetta, non volevo parlare con te, volevo parlare con la cassa. Dove sono i vermi? Yes. Certo che far pagare i vermi così tanto. Sei proprio una vecchia bastarda, eh. Magari un giorno Pornhub rilascerà il suo gioco. E chi può dirlo? No, Shiba. Però scatta anche a me ogni tanto, eh. Anche a me scatta ogni tanto, mettermi a porti.
Devi sempre considerare che, insomma, è un indie. Ci sta che abbia i suoi problemini. Eccoci. No. No. Vabbè, tubo arrugginito. Wow. Come vecchio simulatore YouTuber, però sei un pornatore amatoriale. L'ho visto, ma quello lì è un gestionale, ma che noia. Wow. Sì. Faccio il suo exp pescando? Cazzo, spero di sì. Sì, 2,50. Vabbè, quei giochi lì fanno sempre ridere un sacco. Che è successo, scusami? Cos'era quello 000? Perché? Porca vacca, questo sì, questo ho fatto la cazzata io. Il laghetto? Qual è il laghetto? Paolo, considera che siamo a 61 ore, questa è la 62esima ora di Porzia. E io però c'è da dire questo. Tra turbine eolica e la miniera nel deserto, ok. Sempre nel deserto si deve andare alla fine. Devi considerare, questa è una cosa molto importante, che io non l'ho giocato approfonditamente. Non l'ho giocato approfonditamente perché per via della live... Non è che posso stare 8 ore a fare dialoghi. Ah, qui devo andare? Ok. C'è una turbina qui, scusami, non è di qua la turbina. Boh, vabbè, andiamo di qui. Allora. Questo laghetto qua, mi dici. Vado lì. Quindi se tu lo approfondisci di più parlando con tutte le persone, dialogando, facendo molti più regali di quanto non abbia fatto io, il gioco va a durare molto di più. Esatto, Cowboy dice che ha fatto 110 ore e attualmente è più indietro di me. Poi è naturale che io per la live non posso passare 2 ore a parlare solo con la gente, vi rompete il cazzo. Ci sta. Ma questa è anche la cosa bella delle live, voi potete godere la live, vedete la cosa principale. Poi nel caso vogliate approfondire, giocare per i fatti vostri e quant'altro, lo potete tranquillamente fare giocandovi il gioco. Non vi va a rovinare l'esperienza finale. Sono giusto? No, manco per il cazzo. Vabbè. Anche se lì c'è dell'acqua, vabbè. Che fa? Che vuole? Sta cavalletta del deserto. E vabbè. Vuoi ucciderla, sega? E girati giusto. E ho finito la trama in 99 ore, nemmeno io ci sono stata troppo a approfondire. Ok, ecco qui. Fishing spot! Insomma, quanto piove oggi, eh? Fanculo. Dov'è che devo mettermi qui? Qui si fanno su soldini. Ma è uno squalo quello, questo lo prendo, che mi sembra simpatico. Cazzo, effettivamente valeva tanto quello lì. Una conchiglietta. Questo pesce è stralunato. Sì, valgono in media tutti più dell'altro, effettivamente. No, voglio vedere lo squaletto se riesco a pigliarlo, no? No, niente. Io lo tiro su. Vedo una sega, non vedo.
Pesce saggio si chiama questo? Lo squaletto è il Salmon King. Ah. Perché? Porca vacca, non volevo questo. Seredetti. Figa, non mi sembra di far su così tanti soldi, eh. Niente, vabbè, basta, andiamo. Una volta in un giorno ci ho fatto 30.000, ma in media è più 10-15. Porca vacca. Sì, però tu ci puoi stare molto più tempo di me. Dai, dai, dai. Vai a letto che hai finito la quest. Sì, adesso sicuramente possiamo raccattare. Cazzo, ma quanto è buio il buio? Fammi vedere qui. Allora, raccogliamo tutto. Ok, abbiamo tutto quanto. Forse lo riusciamo anche a consegnare adesso. Vediamo, qualcosina. Gabriel, bravissimo! Metto il turbo. Posso vedere? Albert? Thanks. Ok, a chi devo dare? Ah, eccolo qua. Yes. Che doppia, eh. Che doppia. Il mio rapporto con Pinky è cambiato. Col gatto? Ok, c'ho un po' di soldini. Non abbastanza per ampliare la priorità, ma c'ho un po' di soldini. Oh yeah, Emily si sveglia. L'esperienza per aver dormito mi piace. Togliti, stronza. Corro fuori. Ma qui adesso sono il best di tutti? Quindi non serviva a niente, mi stai dicendo, aumentare i rapporti? Bastava semplicemente dargli quello che volevano? Come le amicizie vere. Aspetta, ho messo via un pesce per caso? No. Ok. Non lo so. Non so più cosa serve ormai. Violenza domestica, mamma mia! Le ho detto di levarsi dal cazzo, non l'ho mica picchiata. Mi manca un po' di merda. Ma quindi adesso Porzia è tutta ricostruita, è tutta bella? Vediamo. Non mi ricordo se qui era rotto. Di là sicuramente sì. Sembra comunque una merda per terra. Guarda tutti le foglie. Non c'è un albero della Madonna qui? Eh no, è tutto rotto ancora? Ho capito, ma scusa. Allora, è che è servito? Non ho quest. La scuola non l'ha mica ricostruita. E beh. Oh. E quindi? Dagli qualche giorno, giustamente. Però io ci ho messo un attimo a far su le cose che volevano. Beh, così preso che questo hai preso, bastardo. Fammi vedere. Uno stereo portatile, ma è mio tantissimo. Prossima quest è Tangentopoli a Portia. E guarda che non ci siamo troppo distanti, da quello che è successo in giro.
Ah, giusto, perché da un po' effettivamente che non utilizziamo questa cosa qui. Ma veramente da un bel pezzo, porca vacca. Stereo portatile, no? No, era di qua, mi sa. Eccolo qui. Non è il primo che costruiamo. Vediamo se posso già farne uno. Se fa strano, infatti non posso assolutamente. Allora, spirale di rame, vai. Tieni. Facciamo 2, 4. Vabbè, ho sbagliato. Oh. Vabbè, la pelle blu si può acquistare. 2, 4, 6, 8. Ok, perfetto, ci siamo noi qui conti. Sei indietro, Nimpicciuno, allora. Cioè, indietro. Era una delle queste che abbiamo fatto nelle prime ore. Vedi? Non so se avete notato lo scatto. No, non qui. Sì, vabbè, vado su di qui. Scatta anche a me ogni tanto. È normale, non è un gioco ottimizzato da Dio, però funziona. Albertolo, guarda che non sei troppo distante dalla realtà. Puoi vedere le cassette su un televisore? Aspetta, fammene. No. 100 a 50. Bestia, costa, eh? Ah sì, Shiba, porca vacca. Io mi trovo veramente male invece con mouse e tastiera. Gabriel mi pare l'abbia giocato tutto con mouse e tastiera. Sì, adesso vado anche un po' a farmare. Ma dove mi sono andato ad imboscare? Porca vacca. Adesso vado un po' a farmarla. Solo che comunque non ne faremo mai abbastanza. Me ne segnano 20. In totale 40. Ne avevo già 9 se non sbaglio. Però è poco. Altro scattino. Me ne droppassero più di uno a questi bastardi. L'attacco non è andato perché? Cioè, il farfalino già non me ne frega niente che me lo droppino. A me interessa la loro pelle. E il fatto che ci droppino la pelle significa che non solo li uccidiamo, ma poi ci mettiamo anche a scuoiarli, ricordiamoci. No, 4. Spruzzolo, spruzzolo, spruzzolo. Ma questa fibra flessibile è così essenziale, perché non mi sembra di averla mai usata, ma ce la droppano i mob quelli più forti. E il farfallino, vabbè, è la prima cosa che gli rubi. Ce ne sono altri, dicevi? Oltre il dungeon delle fogne. Di là. Vediamo se droppano di più. Ostia. Come sono sbucato? Eccoci. No, vedi che non c'è un grandissimo drop rate. La pelle. Qua c'è quella rosa. Quando non me lo droppano è perché non ci ho sbatto di scuoiarli, esatto. Poverini, loro ti sputano solo un po' d'acqua addosso. Non siamo Pokémon di fuoco che ci fa male. È acqua. Che cercano di scappare, poveracci. Non mi fa andare lì su. Oh, piano, ok.
Cos'è questo? Mandastrella. Ah no, pandidoro. Ma non mi dire che mi sono incastrato. Mi ero incastrato tantissimo, va bene. Carissimo. E ricordiamoci che con le ali di pandastrello ci facciamo le mascherine per dormire. Niente, giusto per farvelo sapere. Ah no, con le ali e le maschere di Halloween. Per dormire si usa la loro pelliccia. Armi corpo a corpo. No, ci sono anche delle armi come pistoles. Però non ci siamo mai messi in realtà a craftarcele. Perché non ci è mai servito. Mi sono trovato sempre abbastanza bene con le armi melee. Anche perché le uniche volte in cui ci hanno dato in mano un'arma, anche fasullamente, quelle di carnevale lì, di Halloween, per sparare i fantasmi, mi sono trovato di un male. Così non mi freddo gli occhi, certo. E la spada del cavaliere ci manca ancora un bel po' di exp per poterla avere. Ho un fucile del baule, è vero. Ok, Gabriel, quindi è efficace solamente l'arma definitiva e le altre fanno caccare. Più che altro devo anche star lì a gestirmi i colpi e a craftarmi i colpi, così vado in giro almeno e basta. Ridendo e sterminando, qua ci siamo, ce ne mancano 5. No, in realtà sì. No, sì. Ce ne mancano 6. Perché ne abbiamo 9 nel bauletto. Sì, sì, ma io spero che si estingano. Così nessuno mi chiederà più di avere della pelle blu. Ah. Devo arrivare a 31. Yes. Ok. Per sicurezza magari arriviamo a 32, 35. Adesso vediamo. Ovviamente, adesso non, nessuno me lo droppa più, stai a vedere. Ok. Chiamo il Vuvuf. 32. Ma Gabriel dov'è? Si dissocia dallo sterminio. Io non c'entro niente. Tra l'altro, oggi non... Vabbè, questa è una domanda che non so se alcuni di voi possono rispondere. Volevo farmi una carta di credito con la mia banca, perché adesso volevo tutto accorpare tutto quanto e chiudere Buddy Bank. Ha un servizio ottimo, per l'amor del cielo, però preferisco avere tutto quanto nell'unica banca. Grazie mille a DashOpIty! Entra! Solo che mi serve una carta di credito che mi permette di rateizzare un acquisto. Sapete per caso se la banca Intesa lo fa? Così, giusto per chiedere. Di qui. Perché Buddy Bank me lo fa ed è buono, però dovrei aumentare il plafond. Non c'ho voglia di star lì a fare mille robe. Lo fa Daniele? Ok, questa roba qui va a posto. Due minuti ci siamo. Che lo facciano tutte, ok. Se Intesa dà delle carte di credito che ti permettono di rateizzare un singolo acquisto. Dopo vado, che palle. Una giornata in banca, che due coglioni. So che molte vanno in base al reddito. Quindi sarà una giornata lunga, mi stai dicendo. Vabbè. Che dobbiamo fare? Vado a vendere un po' di puttanate. Con il mite 3, 5.000. Sì, figa, ma molto meno. È che adesso con la scusa della casa...
Stiamo spendendo un bel po' di soldi. Cavatino rosso, guarda, tiè. Stiamo spendendo un po' di soldi. Oh, non mi farebbe schifo spenderli con più calma. Quindi rateizzarli un attimino. Ma questi non... niente, vabbè ormai. Non si può fare online. Sì, ma non c'è scritta quella cosa della rateizzazione. Non è specificata. Tenga gli zaffiri, immaginavo servissero. Infatti non volevo darglieli, che ormai glieli ho dati, vabbè. Immaginavo potessero servire. Intese partner, Nexi carta sì. Puoi scegliere tu il plafond mensile e la quota della rata quando richiedi la carta. Ma a me non interessa pagare la rata di tutto. Ma ad esempio mi compro il televisore. Bene, il televisore me lo fai pagare in tot rate. Anche perché la carta di credito non... Come sapete non è una cosa che mi piace usare assolutamente. No, aspetta, non è questo. Non mi piace. Mi piace sapere quanti soldi ho e toglierli. È comodo in certe situazioni, ne convengo, perché porca vacca, delle volte c'hai veramente delle spese che arrivano tutte in una botta, tipo adesso. Adesso stiamo comprando l'arredamento del salotto, ci serve un mobile per l'antibagno per mettere la carta igienica e le scarpe, gli asciugamani, insomma quelle cose lì. L'anticipo sull'affitto. Poi bisognava dare la conto lì, come si chiama, la cauzione, pagare l'agente immobiliare. E sono un botto, ma un botto di spese. E per carità, non voglio trovarmi con l'acqua alla gola, la caparra, bravo. No, non è la caparra è quando la compri. No, è proprio la cauzione. La cauzione, tu gli dai 3 mensilità di cauzione. Nel caso succeda qualcosa, quando te ne vai, la casa la lasci mezza distrutta, la cauzione serve a ripagare i danni che hai causato. Scusami, shooter. Porca vacca. E niente, mi è morto il mouse, non ti leggerò mai. Carta blu intesa. Sì, allora, l'ho trovata anch'io la carta blu intesa. Perché non mi funziona più il mouse? Intesa, me la proposero, ok. Connessione persa. Allora? Ok, funziona. Non lo so. Poi in genere scegli quanto ridare al mese. Ok. Vabbè, vado lì e ci parlo. Grazie, Antonio. 44, yes, però. Mi sa che... No, i vestiti sono del 45, niente. Domarone. Ciaone! Molti si tengono una parte della cauzione anche se non lasci la casa pulita dipinta. Lo so. No, vabbè, ma quello lì... Siamo molto attenti a questa cosa. La casa la lasceremo perfetta come l'abbiamo trovata, ovviamente. No, no, ma non mi preoccupa tanto quello. Cioè, tanto la cauzione la rivedrò tra anni. Non è una cosa che di domani. È che adesso ci sono tantissime spese che, per carità, me l'aspettavo e mi ero messo via i soldi. Però, sai, comunque... Sono comunque tanti soldi che ci stanno andando via. Solo di posate e qualcosina all'IKEA gli abbiamo dato veramente una cifra improponibile. Coglione. Sono queste due cose? Ah no, ecco. Mi pareva. È una bella botta, sì, per quello. E che la cucina c'è? E la cucina c'è? È quello il fatto. Allora, domani andiamo per il materasso. Però la cosa più costosa è la cucina. E quella c'era, fortunatamente. Ok.
La cucina è costosissima. Poi, per carità, te la porti via. Perché la cucina è quella cosa che dopo cambi casa, boh, te la porti... No, non mi ha dato il materiale. Te la porti via con te e hai risolto. Però comunque come spesa iniziale è una bella botta, eh. Ci dovremmo essere. Il mondo degli adulti fa schifo tantissimo. Merda. Ho messo giù il risotto. Che cazzo è adesso? Non pensavo di averne altro. Vabbè. Ah no, l'ho dato a Emily, niente. No, non è vero, l'ho dato a Emily. Ho i soldi per espandere, sì, ma anche qui non voglio rimanere con l'acqua alla gola senza soldi, quindi... Aspetta, ma è quella vecchia, sì. Welcome, welcome! Scusatemi. Seymour Granny. Si gira tutto col collo rotto. Ah, mi fa male il collo, tra l'altro. È vero, le cucine non sempre si adattano alle nuove case. No, ma infatti sono contentissimo che la cucina già ci sia, figurati. C'è anche un divano. C'è anche già il divano. Un bellissimo divano con elettrico. Bellissimo. Che premi e fa zzz, ti sdrai. Quindi anche qui... Cioè, non l'avrei comprato così il divano, per carità. Però... tra virgolette è un bello sconto nelle cose da comprare. Non funziona comunque, ce lo devono riparare giovedì, mi pare. Ok, allora sono qui che sabato. Scusami, non volevo. Riso a base di veleno per la vecchia, ma magari, cazzo. Questo. Questo. Va bene. Era bello nascosto questo, complimenti. Ragnar, signor gatto, nonostante le spese iniziali, le faccio i migliori auguri per la casa nuova. Se può benedire anche me per e la mia amorosa per trovare una casa insieme, le sarei grato. Tanti auguri, ma tantissimi, tantissimi. Sì, è confermata con questa abitazione. Lo spero, visto che ho già pagato di tutto. Allora, adesso ci manca il materasso. Appena abbiamo quello, oggi ci mettono internet... Incrociando il culo che vada tutto bene. Non appena ho internet e il materasso, inizierò a portare lì Sif per abituarlo. A pulire, sistemare già due cosine. E stare lì, aspetta. Guarda che distaccone! E sistemare un po' di cose. Mentre la donna è al lavoro, io starò lì. E farò qualche live anche da lì. Dove li compro i mobili? L'IKEA. È la cosa più semplice e rapporto qualità-prezzo migliore. Non sempre, ma migliore. No, no, ma i piatti e le cose le abbiamo già prese, Ermocrate. Le abbiamo già prese quelle cose lì. E chi si infame non molla. Barra sul punteggio, secondo te? No, no, secondo me si impegna. E io vado ad andare a letto perché non c'ho una sega da fare oggi. In realtà è da un bel po' che non andiamo in un dungeon vero e proprio. Andiamoci.
Ma aspetta, queste qui sono le rovine abbandonate. No, no, ma io volevo combattere. E qui che c'è un dungeon? No. Boh, proviamo queste nuove rovine. Anche io sono contento di vederti, Cap. Piripipi. E niente, passa un secondo e subito mi toglie il target. Vetere potere condensata. Ah. Marco Stale 3? Una videocassetta. Le mie avventure sono. Porca troia. Sto jetpack fa cagare e cagherà per sempre. Un dungeon che non hanno ancora aperto, a 100 livelli. Bestia. Ah, ma quindi c'è il numero 1 anche. E quindi se mi guardo questo me lo spoilero. È un problema, figa. Al mercante misterioso. Ah, ho trovato Recording Drains. Cos'è che diceva qua? La casetta è apposta domani per le ricompense. Ok. Incredible Man This Piece 1. Scusa? Ma che spada della Madò? Ovviamente sarà di qualcosa che non posso usare. Ma che bella. Affanculo. Le. Poi. Cosa è quello? Un dungeon? Sì. Perché mettono questi mob? Guarda, non ho idea. Non metterli. Un coniglio soffice. E ci arrediamo a casa? È una vecchia bacinella che è un bidet. Infatti, no. Cosa serve andare all'IKEA quando basta scavare sottoterra per trovare tutto quello di cui abbiamo bisogno? Voglio dire, ci facciamo anche brutta figura. Ostia, ho finito le energies. Perché non andiamo tanto distante, ho finito la pappa. E vai, almeno questo l'ho presa. Non mi fa entrare, vaffanculo. E niente. E beh? Ah, sì, mi ricordo. Cazzo.
Vavi, 11 mesi, grazie mille. Vabbè, faccio così. Un cappello tradizionale di Medellin. Un altro divano rosa. Ma siamo pieni di ste merde. Ah. Che Dolores. Sono Gary di SpongeBob. Sì, sì, sì. Mappa. Ok. Qui andiamo a casa. La prole, ragazzi, dobbiamo ingrandire casa prima. Domani andiamo a vedere cosa ci serve per ingrandire casa. Cazzo, liquido di rinvenimento mi serviva dall'altra parte. E anche il cristallo non mi sa. Bravo. Pepe. Ok. Non rimando le responsabilità e mi riproduco, va bene. Tiè. Metti che Emily vuole sciacquarsi le mani prima di venire a letto. Io mi voglio guardare Mister Simpatia qui prima di venire a letto. E qui ci mettiamo un bel divanazzo. Yes. Ah, un altro. Allora mettiamolo così di fronte. Metti che due vogliono conversare. E vado a letto anche. Ma è bellissimo Click, ma ci mancherebbe. Ma si figuri. Penso, sono già le 10:20. Emily si sta già incastrando contro il muro, è incredibile. Buongiorno. La casa dei divani rosa. Oh, questi abbiamo trovato. Ma quando è che ricostruiscono sta cazzo di città di merda? Ok, la pelle blu, finalmente. Ok, sì. Da Sofì, me ne sbatto i coglioni. Dal municipio, abbiamo un importante annuncio da fare in quanto... Qual è? Stasera, sì! E stasera si annuncia, stasera si annuncia che sono il migliore, Iggins merda, puzza di culo, è spritz sedere. Ale, posto. Ok. Perfetto. Grazie Cap. Allora, fammi vedere se posso fare degli omini da combattimento. Eccoli. Non tanti in realtà. Non tanti. No, no, per adesso no, dai. Perché non so cosa mi andranno a chiedere più tardi.
Ok. È stata ricostruita questa città di merda? No, ne potevo fare anche più di uno, però voglio stare attento comunque. Lo scrivono. Ok, dopo. Ok. 3 secondi netti. Manca già mezz'ora, lo so. It's a record. Volevo vederlo Higgins a fare questi lavori. Voglio proprio vedere. Sì, un secondo. Cioè, dai, Higgins di merda, vaffanculo. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Adesso arrivo, è bello Igor mio. Cazzo, questo qui invece mi causa problemi perché non vedo differenza. Qui c'è una macchietta, c'era, vaffanculo. L'abbiamo tolta con una martellata. Anche qui, guardate. Grazie a Marco che per i suoi 22 mesi. C'è. Ma di che parliamo, scusami, ma c'è che... Ok. Ciao, 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 ciao. Vado a prendere per il culo. Lo schernisco. My workshop will always be number one. No. No. Rebsbear, grazie mille per i 5 mesi. Anzi, sai che c'è, li rubo pure. Te, guarda. Ti do un verme. Ti è piaciuto? Sono contento. Parlo un po' a caso con tutti. Mi dà il rapporto più 2. Ah, io non mi ero messo. Non mi ero messo. Mi aumento la salute. Mi sto preparando alla battaglia finale. Se mai ci sarà. Non c'è una sega da fare. Che fare? Chi mi ritrovo in casa, inverno? Dei buff devo comprare. E dove li compro i buff? A proposito, aspetta. C'è una giacchetta più fica della mia. Difesa 60 fa. Ah no, non è vero, dovevo andare a vedere per la casa. Per la casa dovevo andare a vedere. Aspetta. Galoppete, galoppete, galoppete. E i buff me li cucino, sì. Credo che il maiale non sia nella sua posizione più giusta. Oh. No. Migliora. Allora, costa perché costa. E diventa leggermente più grande. Allora, lastra 18 lastre. Segna, Gabriel, segna. Segna Gabriel. 18 lastra alluminio, 18 calcestruzzo, 9 pilastri di legno. Mi sa che non abbiamo materiale per poterlo fare, però
Grazie, Gabriel. Che uomo sexy. Allora, facciamo lastre di alluminio. Dov'è? Ecco qui. Numero 18. Li mettiamo in produzione così lentamente che... me l'ha messo? Boh, sì, perfetto. Poi, calcestruzzo. Cioè, calcestruzzo è il metallo normale? No, che cazzo è il metallo? Non è metallo calcestruzzo. Come si fa con... con questo? No, il calcestruzzo con questo si doveva fare. Va bene. 18 calcestruzzo. 18, tiè. E i pilastri di legno? I pilastri di legno... c'ho qualche dubbio riguardo. Dove li trovo? Vediamo qui. No. Non c'è il simbolo della sega. Forse qui. No. Era qui? No. Eccolo qua. 9 erano. Vediamo se abbiamo materiale per tutto. Ne dubito fortemente. Ci manca del cotone e del pioppo. 9, 18, 27. No, ok. 9, 18. Sì, ci manca solo del cotone qui. E tanta resina. Merda la resina. Ma me la produrrà la resina, immagino. La resina non se la fa da solo? Adesso vedo, aspetta. Tanto il cotone. Dammeli tutti. La resina non la vendono qui. No, non lesino sulla resina, figurati. Allora. Il cotone glielo ficco. Anche questo lingotto, perché mi piace. Fammi vedere un attimo. Perché il calcestruzzo... vedi. Calcestruzzo usa la linfa per gli alberi. Parte dal... dalla produzione del... avete capito, no? Quindi direi che possiamo stare abbastanza tranquilli. Ciao. Aspetta. Non è che magari c'è qualcosa che si interrompe? No, a posto. Cotone per dei pilastri, per fare le fibre. Vedi che bello come funziona. Allegro tutto. Tutto che lavora, tutto. Tutto. Tu scappi, Gabriel. Dai che tra poco c'è l'annuncio. C'è l'annuncio dove dicono che io... l'uomo Mysterious! Simbolo di divorzio. Può essere dato una tua cosa. Cazzo, quanto costa? 44.146. Ma perché? Cioè, che cifra è? Lettino per gatto. Ok. Panca per pianoforte. La cuccia del cane. La TV. Television. Questa la compro. No. Cos'è questo? Il tag dell'abbandono. Ah, per mandare via il cane. Il letto più figo? Non mi cambia un cazzo, mi pare. Facciamo acquisti ficcanti.
così. Grazie, ciao. Perché gli piace Zelda? C'ha la maschera lui. Scusami. Non me lo dire. No. Cosa vuol dire questa cosa? Scusa. No, Perdonatemi. Mi servono i pigmenti. Non ce li ho. Però, quindi? Non posso poggiarla? Mi serve un mobile. Come? Non è vero. Emily, sono stato alla media, guarda cosa ho preso! Ma porca troia, ma veramente? Ma che cazzo? Niente. Buttato i soldi. Sta crescendo bene qualunque cosa sia. Beh, tipo, si può mettere anche per terra volendo. A parte il fatto che io l'attacco al muro. Dai, oh! Manca poco l'annuncio. A proposito, scusami. Ok, ho detto che siete domani per le ricompense, sì. Il sindaco non c'è mai quando gli voglio parlare. Tra l'altro qui mi hanno fatto aggiustare qua il parco per bambini, ma è terribile. C'è sempre solo Isaac da solo, qualche vite rotta tra l'altro, uno scivolo e Isaac da solo. Posso giocare? Ma io non lo sapevo. Ok. Ehi. Hey. Bestia, ha vinto lui. Voglio riavviare. Sì. Ancora. Sì. Ho fatto un cazzo. Sì, ma è fortissimo. C'ha l'occhio bionico. Non so cosa dire, sei bravissimo, cazzo. Come? Ah, non l'avevo visto! Ho fatto un altro giro, dai, dammi. Porca vacca, vai che è una macchina da guerra questo vecchio! Bastardo. Non ho visto. Dove ho perso? Lui sta tutto il giorno a giocarci da solo, non so come faccia ad essere così bravo. Ha vinto. Vaffanculo, vecchio di merda, sai cosa vuol dire?
Dai, un'altra, l'ultima, l'ultima, dai, l'ultima. L'ultimissima, dai, l'ultimissima, l'ultimissima. E perché lui è imbattibile, cioè... hai perso, sì, vabbè, ciao, Scusa, sono le 17. No, le 19, scusa. Ah, Albert, anche tu qui? Ciao, Antonio! Che palle, questo dottor Xu. E ciulatelo! Ciao, Toddy! Chi cazzo è Toddy? Non c'è. Chi è questo? Ah, eccolo. È quello che ha dato fuoco al capannone? Sai che non mi ricordo, però è stato lui, perché è libero? Quanto? Era Star Wars, eh? Era Star Wars quando... No, è Star Wars, ragazzi. È quando danno la medaglia. Quando la principessa Leila dà la medaglia a Dan e dai che non mi vengono i nomi! La fine del 4, sì. Dai. Sempre girate delle voci sulla presenza di una potente IA all'Old Source vicino a Portia. È tutto vero! Il ladro era il cavaliere, sì, ma sta facendo un recapone, ho capito, va bene. Mali è sopravvissuta, grandissima. I pirati hanno preso il coso volante, sono venuti e ci hanno preso per il culo. Va bene. Bravi, bravi! Ho fatto tutto io. No, l'impero di Duvos! Lo sapeva, lui lo sapeva. E Sidako dice, scusa, perché non lo avete detto prima? C'è rimasto lui, poverino, dice... Ragazzi, se sapevate tutto... Ok. Degli investigatori? E che palle, ma devono smettere di inviarci persone che noi non conosciamo. Un inguaribile ottimista, Pancrazio qui. Come Boo? Perché? Ah, perché ricostruiscono la scuola? Il bambino? Vaffanculo. Ah, sì, sì, siamo tutti felici. E il cavallo cerca di ingrupparsi la signora. Come Higgins? Ho fatto tutto io, ho fatto. Vabbè. Higgins non ha fatto niente, dai, per cortesia.
That's all, folks! È tutto qui. Non mi aspettavo... Ah. Tutto qui. Non aspettavo guadagnare tutto. Non... Ah, inverno! Quindi vuol dire che mi hanno dato la ricompensa mensile. Oh. Oh! Ok. L'intelligenza artificiale non crede a quello che gli dici. Vabbè, chi se ne frega. Devo parlarci. La missione parla con l'All Source, va bene? Ok. Vorrei far notare che io ricevo queste cose, non Higgins. Un tavolo. Me ne fodo di un tavolo. Vabbè. Quadrato poi. Toh. Questo è il tavolo con il tè per terra. Sono altre puttanate da piazzare? No. Non posso mettere la TV. Non è quello per la TV. Grazie. Ora. Io ho messo in produzione qualcosa, vero? Sì. Per la casa. Ma siamo indietro con le laste d'alluminio. Perché? Perché sì. Ok. Ho sbagliato a raccogliere, quindi. Sono deficiente. Ok. Va bene. Quanti soldi abbiamo? Beh, un pochini. Ho una missione? Ah sì, devo parlare con l'All Source. Va bene. No, i tappeti sono antineve, sono riscaldati. Botto, non avete idea, costosissimi. Lasciate perdere. Però sono molto comodi. Sì, io ho dato il materiale, ma qui non ha riparato proprio una sega, eh. I tappeti sono bellissimi. Come funziona il teletrasporto? Non sa niente adesso, questo qui. Prima è la macchina che distrugge l'umanità, adesso non sa niente. Ma perché soprattutto c'è il robot con le padelle? Santa Banana Split. Lara? Non me lo dire! No way! Ah. Quindi. Adesso si innamorano e si dimentica di Lara. Non viene più a casa a rompermi i coglioni? A Dubai? Permettimi di sincronizzarmi con te. Così al primo appuntamento. Non lo so. Ha fatto.
Ah, vedi? Corn dog su bastoncino. Ci sono stati molti cambiamenti. Diventiamo amici. Così? Ho trattato anche con gentilezza. Gli ho messo uno sturacessi al posto del piede, ma ok. Si sta spegnendo. No, l'alimentatore danneggiato. Vabbè, ci penso io. Adesso la ripariamo, diventa la macchina di morte. Apocalisse. Certo, certo che ci aiuta, per forza, devo fare tutto io, devo fare come al solito 5 dati, 5 dischi. No, ce li ho già i 5 dischi. Prima non servono mai, adesso servono sempre. Posso fare amicizia anche con l'All Source? No. Scusami, ciao. Baciatevi, che volete. Ciao! Il vero plug and play. Ah. Allora, oggi è lunedì e non abbiamo ancora preso una quest. Mancano 10 minuti, 8 in realtà. Ma che palle, di già. Sempre quando le cose diventano super interessanti. 7 fili di alluminio. Mi sa che ce li abbiamo, prove. Sembra che sia leggenda, invece è una magica realtà. Fammi vedere. Fili di alluminio, sono questi? Sì. Quanti erano? 8? Sette. Cazzo, me ne avanza uno, vabbè, non importa. Almeno lo consegniamo al volo. Perché mi segna due cose? Una qui, ok, e l'altra qui. Perché devo andare lì? Dici fili per Phyllis? Ma sì, ma lo sapete ragazzi che Phyllis c'ha certi gusti. Ah, nuovo dungeon, ok. Ciao Phyllis. Filati il Phyllis. Era una rovina, sì sì sì. La rovina, sì sì sì. La rovina. Si vede la rovina. Ok. Ancora. Cazzo, ma ci sta mettendo una vita l'alluminio, eh? Cazzo. Troppo. Troppo tempo. Cazzo, sono giorni che stiamo andando avanti. Sai che sta carota a strati richiede molta dedizione, eh? Questo qui serve quello grande. Una fioriera grande, andiamo a comprarla. Dai, alluminio, datti da fare. 6 minuti! Don Cuzzo, funziona bene. Adesso dammi un secondo che te lo vado a ripescare, eh? Dammi proprio un attimo. Tanto compro due fioriere. Ok, 8, 2. Perché ho anche altra roba da attaccarci. Dammi un secondo. Shhh.
La cosa bella è che non ci sono mai caricamenti in questo gioco. Che bello potersi buttare ovunque, praticamente, e non uccidersi. Metto così più che altro perché ho paura che Emily non ci arrivi poi a raccogliere. Lattuga? Serve al fioriere grande per la lattuga? Un po' troppo vecchio. Salnitra. Ma questo è cristalla. Zelaora. Piantiamo la salnitra allora. La prendo. Plop. Allora, eccolo qui. Ecco a lei. Beh, ok, niente, come l'ho detto. Metto a produrre anche un po' di concime che lo sto finendo. Figurati, Don Kuz. Sì, tieni e mi procuri un po' di cacca. Come si fa con il mescolino? Cibo per cani, no, fertilizzante. Arca vacca. Boh, mancano 3 minuti, vedo che non c'è una sega da fare in realtà. Qui sono nutriti gli animali? Sì, tranquillamente. Basta, basta, direi che ci possiamo anche fermare per quest'oggi. Poco muco per il fertilizzante, è vero? Non avevo pensato che serviva il muco. Vabbè. Adesso facciamo quello che dobbiamo fare! Ah, che bello. Ragazzuoli, 2 minuti. Intanto chiudo qui. Inizio a ringraziarvi naturalmente come ogni giorno per le donazioni, le sub, le resub, tutto l'affetto che mi dimostrate ogni giorno. È una cosa apprezzatissima, ve lo posso assicurare. Noi ci vediamo stasera, ma visto che voi siete il pubblico del mattino, vi avviso che domani mattina non ci sarà la live. Va bene? Domani no live. No, 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 no. Domani live. No, no. No live domani. No, no, no. No, no. Domani mattina. Domani sera sì. Domani sera sì. Domani mattina. No, no, no. No, no, no. Domani sera sì. Stasera Catherine, quindi poppe. Ma domani mattina? No, no, no. Dai, tanti auguri, Blake. Allora, noi ci vediamo stasera con le poppe. Domani mattina? No, no, no. Domani sera? Sì, sì, sì. E io faccio il raid. I termosifoni. E che cazzo gli diciamo stamattina? Allora, i sub usino l'emote del raid del gatto. E gli altri, completamente a caso, un emote a caso. Ma una sola, ragazzi. Una. Un emote dovete scrivere. Una sola. No, 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 due o tre. Una. Una a testa, ne scegliete una e basta. Voglio vedere cosa viene. Grazie a tutti ragazzi, a domani. Stasera, che dico? Domani? No, no, no. Stasera, ciao.